L'avvento di Napoleone ha lasciato la secolarizzazione, purtroppo. È stata restaurata in modo da poter far riaffiorare anche i suoi bei affreschi che si trovano al suo interno. Sono molto preziosi e che alcuni risalgono addirittura all'anno 1000. Ecco, Gaetano Bianchi, il presidente della Scolore, un'associazione commercianti Lorenteggio. Qual è il motivo per cui un'associazione di commercianti si dedica alla conservazione di un piccolo bene architettonico, anche se così importante? Perché i commercianti sono la categoria più vicina ai cittadini. Di conseguenza è stata questa la volontà che abbiamo avuto per
per mantenere questa chiesetta che nei secoli tutti hanno cercato di abbatterla. E l'ultima volta sembrava addirittura che per la metropolitana M4 l'avrebbero presa e spostata nel giardino di là. Questo voleva dire eliminarla completamente, ma i cittadini assieme ai commercianti, a furor di popolo e grazie anche alla signora Paola che si è impegnata molto, la chiesa non è stata toccata, la metropolitana è passata tranquillamente sotto la chiesa, in quanto questa chiesa, nonostante la Walter, io ti saluto. Ciao, buon lavoro, buon lavoro. Qui siamo all'interno della chiesetta e quindi potete vedere degli affreschi che ci sono. Prego Paola, se ce li vuoi descrivere. Sì, come vi dicevo, sono degli affreschi molto preziosi. Nel modo specifico è quello che vedete nella parte bassa della zona absidale, che risale all'anno 1000-1100 ed è quello che ci dà la datazione di questa piccola cappella. Andiamo a vedere, andiamo Paolo, andiamo a vederlo, entriamo, che finalmente riesco a entrare nella chiesa di Luzer, sono proprio contento. Un affresco simile si trova nella cappella cittadini di San Lorenzo alle Colonne. Erano dei tipici velari che tendevano ad avere un significato iconografico, e cioè a dire che c'era qualcosa di nascosto lì sotto, poteva essere un reliquiario, poteva essere una cripta, in questo caso c'era una botola che nascondeva un passaggio segreto. Qui Paolo, qui c'è una botola. Esatto. Dove era? Qui c'era una botola. C'era una botola, esatto. Proprio sotto l'altare. Proprio da Indiana Jones quasi. E io ho avuto la fortuna, sfacciatissima proprio, di conoscere un signore che da bambino c'era stato, l'aveva percorso. Ah. E niente meno che l'ingegner Samoré, speleologo subacqueo, che è stato colui che ha scoperto che sotto il Duomo la falda acquifera si era abbassata e da quella data, fino agli anni 70, il centro storico è stato chiuso al traffico proprio per evitare problemi per il nostro Duomo, proprio a causa di questo abbassamento. Dove portava la moto, la quindi dicevi? Purtroppo anche lui non lo sa, perché non hanno mai avuto il coraggio, lui e i suoi amici, che facevano la prova di coraggio, arrivare fino in fondo. Potrebbe sempre, che era molto angusto, quindi a differenza di quello che si dice, non apportava qua i Visconti dal castello quando venivano a caccia e neanche arrivava alla postera di Sant'Ambrogio, perché era veramente un curriculum molto angusto. Probabilmente portava semplicemente alla cascina per facilitare i monaci quando dovevano venire a pregare, oppure come luogo di fuga anche per le altre cascine che c'erano nei dintorni. L'altro affresco sopra è quello più recente e raccoglie la storia praticamente di questa chiesina. Sulla sinistra vediamo San Vittore Martire, che in quanto questa cappella e la cascina dipendevano dal monastero maggiore di San Vittore, lo che abbiamo verso il centro. Abbiamo poi sotto Santa Francesca Romana, che è la fondatrice delle Oblate Benedettine, e sopra Bernardo Tolomei, che è il fondatore degli Olivetani, l'ordine monastico appunto che ha preso il posto dei Benedettini, che hanno iniziato questa avventura al Lorenteggio. Ma adesso Paola, cos'è invece la chiesa di Luzerne? Cosa fate? Cioè, che sono fatte tantissime attività, voi siete tanti, siete un bel gruppo di volontari che tengono in vita questo posto, che cosa fate? Allora, innanzitutto abbiamo cercato di recuperare la sua storia, perché non c'era nulla di ufficiale, perché abbiamo dovuto scartabellare tra i vari archivi per poter... Davvero, di Indiana Jones, vero? Esattamente, poi siamo andati a scomodare al Cevescovado Comune, biblioteche, ormai dappertutto, e qualcosa per qualcosa là siamo riusciti proprio a ricostruire i suoi 1000 anni di storia. E questo è uscito? Questo è il libro che è uscito appunto con tutta la sua storia.
inizialmente appunto la ricerca è stata questa. Poi ci siamo resi conto che c'era gente che abitava nelle case qui in fianco che non l'aveva mai vista al suo interno, perché veniva inizialmente utilizzata soltanto per la festa di via, quando c'erano appunto delle bancarelle per questo evento, e era appunto riduttivo. Ci siamo quindi costituiti in associazione con i nuovi volontari del quartiere, io ne sono la presidente, proprio per valorizzarla e farla conoscere. Ed è stata proprio un po' la sua fortuna, perché abbiamo avuto modo di scoprire che non c'era il vincolo della sovrintendenza e quindi poteva essere abbattuta, spostata, come disse poco fa Gaetano Bianchi. Il fatto di essere riusciti appena in tempo a far mettere il vincolo della sovrintendenza ha fatto modo che potesse essere spostato il cantiere e la chiesina è salva. Gli ingegneri, quando hanno saputo della preziosità di questo luogo, sono veramente infervorati. Io ero qui dentro con i due ingegneri della Staldi proprio nel momento preciso in cui la TBM è passata qui sotto. Quindi abbiamo verificato in tempo reale che non è tutto a posto. È successo 2 anni fa, quindi qui, insomma, ha detto. Ma qui c'è una foto di Grassa con vostro. Sì, era la fotografia di quando era... C'è una foto. Potrebbe essere 30 anni 40. Non era uno spartitraffico, perché a Lorenteggio era poco più che un viottolo quasi. Esatto, sì, sì. Ovviamente non so se si chiamava già Lorenteggio, sappiamo se era ora la via percorsi, come si chiamava. No, era già Lorenteggio. Lorenteggio. E questa è dove siamo adesso noi, guardate, cioè, Cascine. La città, le Cascine. Al di là della città, e di qua non c'era niente. Cominciava il mondo. Di qua c'era qualcosa. Erano solo campi, risaie, campi di grano. Già, poi insomma si può vedere che già negli anni '80 invece insomma le cose erano un po' diverse. La città comincia ad addensarsi. Comincia quindi ad allargarsi ben oltre la cerchia della 90-91, ben oltre la circolazione, e tutto finisce per prendere completamente. E molti mi chiedono, una domanda che corre regolarmente, si tratta di una chiesa sconsacrata? Termine esatto, è ridotta a uso profano, in quanto non è più proprietà della Curia, okay, ma è proprietà del Comune, che l'aveva acquisita negli anni 60 con l'esproprio, proprio per abbatterla e allargare la strada. Quindi non essendo sconsacrata, anche se dubitamente si usa questo termine, al suo interno non è successo nulla di delittuoso e quindi la possiamo utilizzare ancora anche come cappella. Quindi si può tranquillamente fare messa di messa qui dentro. Messa, veniamo qui al mese di maggio a dire. Diciamo a Piera che se la nostra regista si vuole sposarsi, può, esatto, può venire, anche Piera, puoi venire a sposarti qua, Piera, se c'è. Troviamo un marito. La utilizziamo anche come luogo per fare delle mostre fotografiche, mostre di pittura, presentazione di libri, sono ambito questo piccolo esprimo di Milano proprio per presentare. Ma poi è interessante perché da fuori sembra veramente piccola, poi una volta che entri invece c'è un mondo qua dentro, sembra un po' come chi ne so chi vi conosce, il dottor Wu, il TARDIS, che sembra più piccolo da fuori, ma è uguale. Qui una volta che poi entri scopri un mondo, nel senso che già solo guardare questi affreschi è qualcosa di stupendo, sono anche quello che sono degli studi che ho fatti per rifare l'affresco, questo giusto. E poi dei restauri in corso d'opera, in corso d'essere. Insomma, è veramente interessante perché siamo, a me è questo che scomparge sempre, sono spazi di traffico, ma siamo in un luogo di antichità e preziosità inestimabile. Sì, ma sì, abbiamo proprio la necessità, come città di Milano, di circuitare tutti questi elementi abbiamo la necessità di circuitare questi luoghi, perché uno, devono essere conosciuti perché patrimonio della città, perché bisogna prendersene cura sia a livello territoriale, come abbiamo visto dalle associazioni, sia culturali piuttosto che dei commercianti, ma soprattutto dalle strutture istituzionali, dal Comune di Milano, perché altrimenti si rischia l'abbandono e il degrado. Per quanto riguarda l'iniziativa di consulta periferia Milano, è diventata una, grazie alla disponibilità naturalmente, delle sedi di concerti in periferia, che abbiamo fatto per oltre 10 anni e continueremo anche a svolgere, e adesso anche entrata nel circuito di periferia Artomi, antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese, dove vogliamo appunto fare conoscere ciascuno
dei 166 lembi che compongono la periferia attraverso la cura e la conoscenza dei beni artistici, architettonici, paesaggistici e museali. Ogni terzo fine settimana del mese, e in questo frangente possiamo dire anche che ci sarà sabato alle ore 21 la concomitanza di un concerto. E infatti Paola, dacci un po' l'agenda di quello che succede qua, sappi qui, non vi fermate mai, non vi fermate. Esatto, sabato pomeriggio rimarrà aperta come abbiamo fatto in questi ultimi mesi, non potendo organizzare eventi di altro genere, per chi volesse visitarla. Alle 21 poi ci sarà un concerto di musica country blues a cura del Bacon 2, che è un duo che è venuto già altre volte ad allegrarci con la sua musica, e il concerto avverrà all'aperto, quindi assoluta sicurezza, norme anti-Covid, eccetera, e ci aspettiamo una bella affluenza di pubblico, perché sono sempre graditi questi eventi che facciamo appunto qui nel nostro quartiere. Perfetto, allora io direi Paola che noi ti ringraziamo tantissimo per averci aperto le porte di questo gioiello, ti lasciamo qui a fare gli ultimi preparativi appunto per capire precedici verso l'uscita, quindi ringrazio ancora appunto Paola per la gentile ospitalità. Walter, noi ce ne andiamo e direi di fare un po' da... il finale, dirmi le fila di questa puntata, cioè perché è stato importante venire qui e perché è importante raccontare delle storie come questa per far vedere quello che è fattibile, succede nella periferia. Paola, grazie mille davvero tanti, salutiamo Paola nel suo regno. Grazie a voi per aver dato modo di farla conoscere. Grazie mille a te Paola. Grazie una sorta di castellana. Infatti. Io mi amo definirmi la vestale. Grazie mille Paolo. E adesso allora Walter, allora, abbiamo un piccolo problema al microfono, quindi ti chiedo di alzare la voce in modo che ci sentano bene da casa. Perché è importante venire qui oggi e cosa ci insegna questa storia e questo luogo? Noi abbiamo la necessità che ciascun lembo della città sia preso in carico e ce ne assicuri. Perché questo è importante, prendersi cura dei luoghi, dopodiché noi possiamo avere tantissime opportunità perché le energie della città sono tante. Non c'è un problema, il degrado viene dopo se non ci si prende cura delle cose. Noi vediamo oggi che la loggia dei mercanti, dove tra l'altro già 7-8 anni fa, nel 2014, il Consulto Periferie Milano, aderendo a un'iniziativa dell'assessorato alla cultura di Milano, Milano con il cuore, disse la periferia aiuta il centro, e quindi facemmo una di un giorno concertistica con 8 cori e 200 coristi che animarono la loggia dei mercanti per 2 giorni. Ecco allora che se noi diamo anche una finalità ai luoghi, non di luoghi che animano dei sepolti in realtà, ma come in questo caso dove c'è attività, ecco, il tema che noi poniamo alle istituzioni è quello di facilitare l'intrapresa delle persone, semplificando tutta una serie di regolamentazioni che oggi paradossalmente impediscono alle energie, soprattutto del volontariato. Qui stiamo parlando di quello che sono le iniziative a Milano, il 50% delle iniziative che avvengono in periferia sono svolte da associazioni, persone realtà che magari non hanno nemmeno un codice fiscale, che però presidiano il territorio, fanno iniziative, i dopo scuola. Ecco allora che abbiamo lanciato il decalogo dalle periferie per ripartire, proprio per semplificare le norme, non tanto per i contenuti, perché i contenuti, vedete, ci sono già. Il problema è che noi costruiamo delle impostazioni normativo, organizzative, che non aiutano sicuramente questa realtà, ma che impediranno a chi fa volontariato, diciamo così, puro, per cui non come impresa sociale o cose di questo genere, gli impediranno di promuovere attività.
questo è uno dei punti fondamentali per quando abbiamo posto il decalogo. Dopodiché, che potete trovare sul sito periferiemilano.com. Il decalogo è molto importante, dopodiché se vi serve un'undicesima ragione, secondo me basta fare così e guardare la bellezza di questo luogo. Non è l'unico, a Milano ce ne sono tanti, bisogna fare in modo che questi luoghi vengano conosciuti, scoperti e vissuti dai milanesi. Matte, grazie mille davvero, ci vediamo alla prossima puntata, in cosa si pensa di questo da Periferia Milano? Periferiemilano.com, dove potrete trovare anche più di 1000 indicatori che proprio riportano associazioni, teatri, centri culturali, perché in periferia si muovono, cori compresi, 400 realtà. Quando si dice portiamo la cultura in periferia, no, a dire la verità la cultura c'è già in periferia. Il problema è che deve essere conosciuta e a livello comunale dobbiamo trovare anche delle modalità per la divulgazione, in maniera tale che i cittadini possano anche sapere quello che avviene. C'era una vecchia pubblicità che diceva che se volete fare una cosa c'è un'app per tutto, la realtà è che se volete fare qualcosa in periferia sicuramente la troverete. Io vi ringrazio tanto per averci seguito, grazie Walter, alla prossima puntata. A voi ci vediamo lunedì, no, maggio e venerdì, sempre qui in diretta su Milano News del nostro profilo. Grazie mille, arrivederci, a presto.